Hola a todos amigos de YouTube, benvenuti ancora una volta su Wandering Spot. Oggi vi parlerò di Starbucks. Starbucks è nata nel 1971 a Seattle e poi praticamente ha aperto in quasi tutto il mondo con 12.000 punti vendita solamente negli Stati Uniti per un totale di circa 28.000 punti vendita. Nel 2018 è aperta anche a Milano. Starbucks nasce come un venditore di caffè ma poi ha puntato sull'esperienza che offre l'utente. Infatti se vai da Starbucks è un ambiente un po' hipster interessante dove puoi rimanere lì e sorseggiare il tuo caffè o qualsiasi altra cosa, o se vuoi anche nulla, ti siedi lì con il tuo computer e passi del tempo, trascorri del tempo per riposarti durante un viaggio o per qualsiasi altro motivo che ti spingono a stare seduto lì. Quindi oggi cosa faremo in particolare in questo video? Semplicemente andremo a mangiare 24 ore, quindi tutti i pasti della giornata. Andiamo e iniziamo con la colazione. Ciao! Ciao a tutti, sono amico di YouTube e benvenuti ancora una volta su Wandering Spot. Siamo da Starbucks e oggi iniziamo 24 ore mangiando solo da Starbucks. Siamo al piede, al primo pranzo, al primo merenda della giornata, possiamo dire la colazione. Mangeremo 24 ore solo qui, pranzo e cena. Questo è un bagel, ho preso un bagel con cream, ovvero formaggio, e un cappuccino. Quindi mangiamo questo. Step that I take, I don't feel good and my body starts to shake. I fell in love with the girl. Troviamo quante calorie ha un bagel. So firm. Sometimes I wonder. Allora andiamo a vedere un attimo quante calorie sono per un bagel con crema di formaggio. Sono, secondo MyFitnessPal, che è di Under Armour, 400 calorie, quindi 400 calorie per il bagel. E adesso vediamo questo, il cappuccino medio. Comunque il cappuccino solo 120, quindi siamo già a 620 calorie solo con la colazione. Vediamo il resto della giornata come va. Finisco il cappuccino, proseguo la giornata e poi ci vediamo a pranzo. Allora, abbiamo fatto colazione, adesso è l'ora di andare a fare un pranzo a Times Square, che precisamente sempre alla parte di... sempre a Starbucks, perché 24 ore mangiando da Starbucks andiamo a fare pranzo da Starbucks. Makes me lose my mind, but I don't get it why. Everybody's moving so fast and I'm not even blinking with a knife. But I don't want you back, I don't need no gun. Allora siamo arrivati da Starbucks, stiamo prendendo un panino che dove mangeremo oggi, dell'acqua e per dopo un cappuccino. Quindi mangiamo il panino e vediamo. Sono 350 calorie questo panino, è un panino con pomodoro e mozzarella e basilico. Spero sia buono. Il panino non era nemmeno tanto male, anzi era buono, saporito. Teoricamente non dovrebbe essere manco tanto poco salutare, cioè dovrebbe essere una cosa accettabile. Alla fine mozzarella, pomodoro e del basilico. C'era olio, nessuna salsa strana, infatti erano 350 calorie. Quindi devo dire che il pranzo da Starbucks per il momento è approvato, l'acqua è gratis. E ora ci prendiamo questo bel caffè, prima di... che in realtà è un cappuccino. Prendiamo questo cappuccino e poi ci rivediamo per la merenda e poi per cena. Allora, per fare questa piccola sfida ho preso una cosa da portare a casa, sempre di Starbucks, che è qui, Starbucks Protein, che praticamente è una specie di... cioè ci sono varie box. Questo in particolare è un sandwich con prosciutto turkey, più che prosciutto credo che sia tacchino, e della frutta, c'è anche della frutta. Quindi mangeremo questo e Starbucks e concluderemo così 24 ore mangiando Starbucks, perché questo è appunto l'ultimo pasto della giornata, quindi andiamo a consumarlo. Ecco, come potete vedere, questa è, diciamo, la mela, la frutta con delle carote. Questo è un sandwich, un pane, una specie di focaccia con dentro il tacchino. Andiamo a mangiare tutto questo e poi vediamo le conclusioni. Intanto, questo sono 35 grammi di proteine nel box per...
per un totale di 570 calorie. Tra pochissimo facciamo il conteggio di tutte le calorie praticamente. Da bere per questa sfida, come per questa sera, invece di prendere un caffè, che altrimenti non dormivo, berrò praticamente dell'acqua. La cena è praticamente finita, come dicevo è uno dei piatti più salutari che ho mangiato in questi giorni qui negli Stati Uniti. Sono 570 calorie e adesso andiamo a contare tutte le calorie che ci sono state prima, che cominciano a uscire tutte qui. Allora, 570 calorie per la cena, 400 per il bagel con cheese cream, 120 per il cappuccino, ne ho bevuto uno più piccolo che era 80, controllerò in caso uscirà qui correttamente. Ho mangiato poi quello panino con mozzarella e pomodoro e basilico, che erano 350 calorie, e ho bevuto dell'acqua che è 0 calorie. Bevete acqua perché è molto importante, soprattutto se mettete in corpo schifezze. Cercate di bere più acqua possibile, almeno evitare Coca-Cola e tutto il resto. Il totale delle calorie uscirà qui in sovraimpressione. E per questo video è praticamente tutto. Se ti piace questo genere di video, lascialo nei commenti. Se arriviamo a 1000 like, farò una settimana mangiando da Starbucks. E soprattutto non dimenticare di attivare la campanellina per non perderti il prossimo video. Ci vediamo tra una settimana.